Quattro settimane di lavorazione in pieno post-Covid in una location bucolica, una tenuta di un nobile vicentino tra prati e boschi di Monteberico per girare un film. Sì, siamo a Vicenza, che si annuncia nuova meta attrattiva per il mondo cinematografico. E Vicenza in questo momento viene molto richiesta, forse perché per certe cose è un po' un palcoscenico a cielo aperto. Moltissimi scorci di Vicenza si prestano a essere davvero set cinematografico. Parte dal 24 agosto un'altra grande produzione Mediaset che vedrà Vicenza occupata per ben 12 settimane. Intanto è pronta per andare in post produzione la pellicola When the Mist Clears, tradotto Quando la nebbia si dissolve, che vede un cast internazionale volato da Los Angeles, Londra e Australia in terra berica, film che a tutt'oggi è il primo post Covid. Avevo anche paura di non riuscire ad entrare, sia io che Christian, che interpreta il ruolo di Matt. Siamo partiti lo stesso giorno da Los Angeles e ci mandavamo messaggi. Sei salito sull'aereo? Com'è andata? Ci fanno entrare? La storia, senza fare spoiler, mette in scena i rapporti tra una figlia delusa da un padre assente e un amore più grande finito male, iperconnessa, che grazie alla compagna del padre, che la porta a vivere un ambiente appunto più naturale, matura e cresce. Non vi diciamo di più per non rovinarvi la sorpresa. Io sono testimone di questa mancanza di comunicazione. Io più sono gentile e carina con lei, più lei non mi sopporta. Tra cascina, orto, piscina e galline e un passaggio anche in centro storico, a Vicenza si dipana il racconto dove il regista, sebbene tutto sapientemente studiato, ha lasciato liberi gli attori di improvvisare. Siamo riusciti a riprendere delle interpretazioni molto naturali, che aiuta tantissimo la storia e quindi speriamo che toccherà il pubblico.